come un qualsiasi altro macchinario che subisce un'usura, lo trovo molto vero. Bravi, bravi, sono bravi. Poi tra l'altro abbiamo sentito la zia Monica, come la chiama lui, io lo chiamo la zia Monica, sì, è chiaro. Era il contrario, tu la chiamavi la zia, non fregare. Vabbè, diciamo che era il contrario. Tra l'altro infatti rende proprio quell'idea di armonica, l'armonica a bocca, quella si usa. Ma infatti è proprio carina, sì. Ma stiamo sperimentando. L'unico inconveniente è che si riempie di saliva, poi ogni tanto bisogna rimuovere le impurità. Giuro che la svuoto fuori. La svuoti fuori, eh? Ogni tanto bisogna rimuovere la saliva, ma la fate a tu a suonarlo oppure sempre uno? È mia, quella è mia dalle scuole medie. Infatti il fa diesi salto non funziona dalle scuole medie. Porca miseria. Va bene, ma che musica, maestro. Devo dire che sono interessanti i nostri ospiti. Tu ti affacci ogni tanto da qui, chi c'è? Ecco, no, ci scrivono su Messenger, tu ogni tanto butti l'occhio. E dicevo, ma che musica, maestro? Questi sono gli Eternauti, devo dire che sono molto bravi. Ogni settimana abbiamo degli artisti veramente che meritano. Io gli auguro il meglio, è veramente il meglio che possono avere. È vero. Andiamo, è vero? Sì. Sicuro? Sì. Allora dai, vai avanti con l'altra domanda. Questa è una domanda per Dani. No, fai l'altra. No! No, fai quella. Ho indovinato il nome, tutte e due. Dani, sì. Dai. Allora, come nascono le tue canzoni? In quali occasioni ti senti più ispirato? Le scrivi di getto oppure rielabori un'idea fino a quando ti sembra compiuta? Ma entrambe le cose, a volte viene proprio di getto come una secchiata d'acqua fredda in testa. Ah. Anche se adesso va di moda dire che la folgorazione, l'ispirazione non esiste. Invece secondo me non è vero, l'ispirazione esiste. Sento molti artisti famosi anche dire: oh, l'ispirazione non esiste, ci vuole tanto lavoro. Non è vero, l'ispirazione esiste. Forse questi si sentono un po' frustrati perché di ispirazione ne hanno più. Però ci vuole anche molto lavoro, fare tante volte certi giri, trovare le parole giuste. Entrambe le cose. Soddisfatta, Paola? Sì, soddisfatta. Allora, è arrivato un'email sulla nostra casella di posta di info@futuraradiostation.it. Ne approfittiamo per ridirla, quindi chi vuole contattarci con noi per poter parlare con gli ospiti oppure anche per feste, perché la nostra radio con i suoi DJs fa feste di compleanno. Ha scritto che anche in video gli Eternauti sono fighi. Vabbè, però è Antonio che lo scrive. No, questo ce l'ha girata il nostro direttore, perché è lui che ha aperto la posta, ce l'ha girato tramite Messenger. E quello che lo scrive è Caterina, compagna di classe di Peppe. Quindi la conosciamo, la salutiamo. Ecco, quindi la conoscete, quindi. Sì. È veritiera la cosa, sì, è veritiera. Sì, non vale allora. Ci sta seguendo da un po' di tempo assiduamente su Facebook, ci commenta tutte le cose che scriviamo. È in ascolto? Penso di sì. Ci ha scritto sicuramente una scuola. Allora la salutiamo, Caterina. Ciao, da Foggia. No, lei è Noci. Ah, lei di Noce, sì, di Noci. Però adesso non so se è a Bari, Noci, vabbè. Vabbè, la salutiamo, continua ad ascoltarci. Caterina, ti saluta Paola. Ti saluto anch'io, ciao. Dai, ti saluto a tutto lo staff di Futura Radio Station. E continuiamo nel nostro pomeriggio musicale in compagnia di Paola Porrega e Antonio Allegrini, microfoni, questo pomeriggio alle ore 19:24 minuti primi, in compagnia degli Eternauti, veramente bravi, ci stanno allietando questo pomeriggio dal vivo, e dal vivo sono bravi, perché molti dal vivo poi in studio sono tutti bravi, ma non li registrano, fanno riprendono, copiano, incollano e poi esce il disco, le sappiamo queste cose, poi li sentiamo fare concerti ed escono le stonature. Ragazzi, infatti venite a sentirci ai nostri concerti. Ecco, tra un po' diremo dove, come, quando e perché lo fate e a che ora potranno venire i nostri ascoltatori a sentirvi. Allora, fai un'altra delle tue, dai, perché tu mi piace come fai le domande. Perché a me piace come fare domande. Sì. Poi sì. Da quando sei fidanzata adesso è più da quando sei è sorridente. Non sei fidanzata, no, quindi smentiamo questa cosa. Ma è evidente, ci sono delle fonti che dicono il contrario. Sì, ad acquaglia delle fonti ci sono delle fonti che delle fonti che dicono. Bravo. Quindi è tutto un gioco di parole. Andiamo avanti, Paola, dai. Allora, musica come arte o professione? Giuseppe, rispondi tu a questa domanda. Le domande più difficili me le scarichi sempre. Sì. Questa è una domanda difficile perché come arte è una parola un po' troppo grossa. Noi comunque scriviamo canzoni pop, canzoni che
speriamo possano essere ascoltate da più persone possibili, che comunque apprezzino e che capiscono di musica, perché comunque non è che facciamo i quattro accordi e le parole sole, cuore, amore, come una canzone di anni fa. Come una canzone di anni fa che ha avuto un successo immane, è tormentone, anche lei purtroppo. Sappiamo che fine ha fatto, anche lei è andata rosa. Nel dimenticatoio. Quindi come professione non sarebbe male, solo che a questi livelli è impossibile campare con la musica. Appunto stiamo provvedendo per altro, carriere ben diverse dalla zappare. Musica zappare sarebbe bello, suonare e zappare sarebbe il massimo, con una mano nella chitarra e nell'altra la zappetta. Beh dai, zappetta. Va bene, allora dopo quest'ultima, l'ultima non è l'ultima, continueremo dopo. Ci ascoltiamo un po' di pubblicità, rimanete sempre in contatto con noi, a dopo. Ma che musica, maestro, trova il pretesto per mostrare il tuo estro. Ma che musica, maestro, trova il pretesto per mostrare il tuo estro. Le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti. Una sosta dalla prima impressione. Che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene. Spinta dall'affetto e non ne vuoi sapere, di battaglie d'odio, di ripicche e di rancore. E ti intenerisci ad ogni mio difetto, tu che ridi solamente insieme a me, insieme a chi sa ridere, ma ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso, e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. E trascese il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo chiamiamo amore. Ti fermo alle luci al tramonto e ti guardo negli occhi e ti vedo morire. Ti fermo all'inferno e mi perdo perché non ti lasci salvare da me. Nego i ricordi peggiori, richiamo i migliori pensieri. Vorrei ricordassi tra i drammi più brutti che il sole esiste per tutti, esiste per tutti, esiste per tutti. Ciò che noi sappiamo ha da tempo superato ogni scienza logica, concetto o commento di filosofia eremita. Ciò che non sei tu e che voglio tu capisca quanto unico, prezioso, insostituibile è solo tuo. Sia il dono della vita. Ti fermo alle luci al tramonto e ti guardo negli occhi e ti vedo morire. Ti fermo all'inferno e mi perdo perché non ti lasci salvare da me. Nego il negabile, rido il possibile, curo il ricordo e mi scordo di me. E perdo il momento sperando che solo perdendo quel tanto tu resti con me. Ti fermo alle luci al tramonto e ti guardo negli occhi e ti vedo morire. Ti fermo all'inferno e mi perdo perché non ti lasci salvare da me. Nego i ricordi peggiori, richiamo i migliori pensieri. Vorrei ricordarsi tra i drammi più brutti che il sole esiste per tutti. Bellissima questa canzone di Tiziano Ferro. Paola, ti piace? Non è uno dei cantanti miei preferiti, però alcune canzoni le ascolto. Va bene, va bene, va bene.
Allora, sempre 7 ottobre 2010, sono le 19:33 minuti primi, siamo in diretta. Il bello della diretta si vede perché Paola se ne fa accorgere tutte le volte che siamo in diretta. Vabbè, meglio così, meglio così. Questo è il bello della diretta, dai. Allora, gli Eternauti sono qui alle mie spalle. Chi è collegato in streaming può vederli. Stanno facendo delle performance veramente interessanti. Hanno cantato due... Avete ancora brani da farci sentire? Oppure proseguiamo con le domande. Dai, proseguiamo con le domande. Paola, allora, fai questa domanda. Te la dico io, dai. Quella domanda che ti dissi 3 giorni fa. Questa, dai. Dai. Si parla tanto di modelli da imitare. Secondo voi è giusto che i giovani vivano con questi modelli? Sì o no? Modelli di vita, senso, proprio. No, modelli musicali. Ah, pensavo sempre inerente alla musica. Sì, qui parliamo solo di musica. Questo è Ma che musica maestro. Stavo preparando già un intervento di... Un intervento chirurgico. Socioculturale. Sì. Beh sì, si deve ispirare, però molto spesso si vede proprio un appiattimento. Anche perché tu ti ispiri o ti aspiri? Io cerco di disispirarmi più che altro, se posso. Ovviamente però uno rimane sempre influenzato, però... Anche perché mi hai detto che hai qualche linea di febbre, sbaglio. Tra l'altro, sì, quindi tra sei doppiamente influenzato adesso. Sì. Stavi però dicendo? Insomma, si assiste al fenomeno delle mode anche nei gruppi. Ma c'è sempre stato, sì. È sempre stata questa cosa. Fastidioso. Quindi tu le tue canzoni le scrivi di getto oppure le rielabori fino alla fine? Trovi la soluzione vincente? Sì, ti ho detto entrambe le cose. A volte di getto, a volte studiata. Non c'è un modo particolare. Perfetto. State lavorando a qualche progetto? O no? Vabbè, diciamo che gli Eternauti sono un progetto continuo. Una rivoluzione permanente. Una rivoluzione sempre permanente. Lavoro in corso. Sì. Demo. Sì, lavoro in corsi. Sì. Praticamente abbiamo adesso la nostra prima demo, diciamo, di una certa caratura. Che sono praticamente 2 pezzi più 2 remix. E niente, cerchiamo di portare in giro quella al momento, anche se il nostro repertorio è di 15 pezzi al momento, diciamo ben consolidati. Diciamo poi entro gennaio un'altra registrazione. Sì, proveremo a registrare altro e magari a fare un disco un po' più completo. Dopo gennaio potrebbe anche venire fuori un video fatto per bene. Anche perché ho sentito parlare che c'è già un video sul web. Dove possono visionare questo video? Allora, sul nostro canale YouTube. Ecco, diamo un po' di contatti. Allora, il canale si chiama Eternauti09. E praticamente c'è un video che raccoglie tutte le foto dal nostro primo concerto il 12 dicembre 2009 fino a qualche mese fa. Anche perché mi sembra di credere siete giovanissimi come formazione. Come formazione, diciamo, definitiva, cioè quella attuale. Siamo in giro proprio col MySpace il 19 ottobre 2009 è spuntato in rete. Vabbè, le date sono importanti, dobbiamo scrivere la storia degli Eternauti. Il 19 ottobre 2009 abbiamo sparato il nostro MySpace online e da allora stiamo girando. È stato un successo. Quindi ci proviamo. Su MySpace per trovarvi, allora, Eternauti. www.myspace.com/eternautimusic. Quindi se volete ascoltare, riascoltare i brani che hanno cantato, certo, le demo, sì, potete andare sul sito. Cioè, su Google mettete Eternauti, ci trovate siamo i primi lì in cima alla lista. Su YouTube se volete vedere i video. YouTube e poi ovviamente Facebook per interagire un po' più facilmente, velocemente. A tu per tu se volete interagire in tempo reale. A tu per tu, su a tu per tu lui subito. È partito, era troppo musicale. Potete interagire in tempo reale, potete prendere. Degli accordi fa diesis, di qualsiasi tipo. Do maggiore, do maggiore, vedete un po'. Maggiori, speriamo, non minori. Questi sono gli Eternauti, appunto. Allora, concerti in vista, i prossimi. Benissimo, allora benissimo, abbiamo una data importante insieme a un altro gruppo di Bari che si chiama La Peste, all'Hangar. All'Hangar di Casa Massima, quindi il 14 ottobre, giovedì, alle 21 circa. Ingresso gratuito. Quindi ingresso gratuito. Per chi volesse ascoltarli, può andare a Casa Massima, all'Hangar Pub. Poi, ovviamente, sul nostro MySpace
c'è sempre l'aggiornamento sulle date e tutti gli aggiornamenti, quindi sarete sempre aggiornati. 14 ottobre. Ci sono mostre, feste, sì, mostre, ma sagre anche, sì, ricordiamo, sì, che c'è la sagra del calzone, poi la ricordiamo prima che terminiamo. Veramente sarà la sagra del calzone. Anzi, facciamo una cosa, la ricordiamo adesso, così non ci dimentichiamo. La sagra del calzone. Buono. Ma stasera sta. No, non c'è stasera. Allora, sagra del calzone, la ricordiamo. Sabato 16, musica e animazione dei DJs di Futura Radio Station, a seguire spettacolo cabarettistico con i comici di Zelig, Antonio e Michele, questo 16 ottobre comunque. Mentre domenica